Salve a tutti. Ogni tanto credo che sia importante sottolineare la grande portata, la valenza di una modalità di fare analisi e riflessioni insieme all'interno di un team di lavoro. Sto parlando del brainstorming. Mi rendo perfettamente conto che si tratta anche di un termine che per qualche anno è stato anche sostanzialmente un po' abusato, è stato anche inflazionato. Però guardate, io da poco, proprio questa mattina, mi è successo in un lavoro di strutturarne uno in maniera abbastanza improvvisa, estemporanea, un termine che da me sentite magari spesso, forse anche troppo spesso. Ogni partecipante nell'ambito di un'attività di brainstorming ha questa grande opportunità di esprimere il proprio parere, la tua opinione, di fare delle ipotesi e di ipotizzare quindi anche dei percorsi di risolutivi per un problema di processo, ma anche per strutturare un nuovo progetto volto a fare comunicazione, ad implementare una solution tecnologica e via dicendo. Ed è molto interessante vedere come queste personalità radunate attorno a un tavolo, seduti, non seduti, comunque interagiscono fra loro e soprattutto ognuno esprime la propria vision, riuscendo poi comunque sempre nella massima libertà a dare forma a un'idea. In fondo comunicare cos'è? È dare forma a un'idea o a più idee, in questo caso in senso di idee progettuali. Quindi brainstorming sì, e soprattutto fatto con ampia libertà concessa ai singoli partecipanti, non particolarmente lunghi come tempistiche, ma i brainstorming sono ancora sicuramente una grande risorsa per individuare delle soluzioni, delle opportunità in ambito aziendale e professionale. A presto, sempre con Marco on the News. Ciao a tutti e buona giornata.